On Spot. Io sono cresciuto a 500 metri dallo stadio e avevo due fratelli che giocavano già a calcio nel Rapid Lugano, che è un'altra squadra che gioca qua a Cornareto. E quindi fin da piccolo, quando avevo 4 o 5 anni, andavo allo stadio per vedere loro giocare e ho iniziato la scuola calcio nel Rapid Lugano. Ma la vita mia di tutti i giorni è stare con la mia famiglia, che ho una compagna, un bimbo e un altro bimbo in arrivo, e quindi tutto il tempo libero lo passo con la mia famiglia. E mi piace molto, perché il calcio ti dà l'opportunità di fare quello che ti piace, in più hai diverso tempo per stare con la propria famiglia. Quell'anno lì è stato un anno importante più che altro per me come uomo, mi ha aiutato a crescere tanto. A livello sportivo è come se ho perso un anno, diciamo, perché i primi 6 mesi sono andati così cos'ha, e poi dopo gli turchi hanno abbandonato e non avevamo praticamente più un allenatore, non c'era più niente, a parte alla fine con Jacobacci che è arrivato. Ma come uomo mi ha fatto capire diverse cose e soprattutto superare alcune difficoltà anche della lingua e sapersi confrontare con altre realtà mi ha fatto molto crescere. Ma ci sono stati due forse grandi momenti nella mia carriera. Il primo è la promozione dalla Challenge League alla Super League con Lugano, e l'altro è giocare in Europa League sempre con il Lugano, comunque la mia squadra del cuore dove sono cresciuto, e fare gol con questa squadra in Europa è stato un grande momento.